oltre 99.000 euro di guadagni in un solo anno dalle ads di YouTube. Per questo YouTuber. Bene, l'hai già riconosciuto, allora stoppa il video e scrivi qui sotto nei commenti di chi stiamo parlando. E poi rimani fino alla fine del video perché oggi vi andrò a svelare quelli che sono i tre più famosi, più noti e più grandi YouTuber in Italia di finanza personale e i loro guadagni. Ok, eccoci di nuovo qua, ma prima di iniziare lasciatemi presentare al volo. Mi chiamo Leonardo e su questo canale parliamo di finanza personale e investimenti. Quindi se questi temi interessano anche a te, dai, non ti resta nient'altro che lasciare un bel like per far arrivare questo contenuto a più persone possibili e poi anche iscriviti al canale e attiva la campanellina così che rimaniamo sempre in contatto e io te ne sono grato. Bene, ma a questo punto partirei subito a bomba con il video e prima di svelarvi effettivamente quelli che sono i guadagni di questi tre grandissimi YouTuber di finanza, beh, vi voglio far capire innanzitutto come si guadagna da YouTube. Guadagnare da YouTube è veramente semplice. In effetti, una volta che tu YouTuber sei riuscito a raggiungere il livello di monetizzazione, beh, a questo punto diventerai a tutti gli effetti partner di YouTube e questo ti permetterà di andare a inserire nei tuoi contenuti le famosissime ads o pubblicità. In questo modo le aziende di tutto il mondo avranno la possibilità di andare a inserire nei tuoi contenuti le loro annunci pubblicitari, dove vanno appunto a pubblicizzare i loro contenuti, i loro prodotti, i loro servizi. E i guadagni che YouTube ottiene appunto dalle pubblicità andranno una parte, il 55% a te creatore di contenuti e la restante parte 45% rimarrà nelle tasche di YouTube. Naturalmente ci sono delle aziende che sono più disposte, che hanno più budget da spendere appunto in annunci pubblicitari proprio come questi su YouTube e altre che sono meno disposte a pagare per un annuncio su YouTube nei tuoi contenuti. E questo dipende moltissimo dalla tua industria di riferimento, dalla nicchia di riferimento dei tuoi contenuti. In effetti ci sono alcune nicchie di mercato che sono molto più remunerative di altre e ti lascio qui a schermo la possibilità di vedere quelli che sono le industrie e le nicchie più remunerative su YouTube. E come vedi la nicchia degli investimenti e della finanza è tra le più remunerative di tutto YouTube. E questo perché ci sono più aziende che sono disposte a pagare di più appunto per raggiungere la tua audience e dei tuoi contenuti. Il dato però che ci interessa per capire effettivamente quanto il tuo canale può guadagnare, quanto il canale di un YouTuber può guadagnare è il cosiddetto CPM, che sta per costo per mille impressioni. Quindi più questo dato sarà elevato e più naturalmente tu potrai guadagnare dai tuoi contenuti online. Qui a schermo ti lascio anche la possibilità di vedere come si calcola, quindi la formula per calcolare il CPM dei tuoi YouTuber preferiti. Bene, partiamo subito con la lista degli YouTuber e partiamo dal primo YouTuber, cioè Marcello Ascani, uno dei più noti YouTuber di finanza. Ok, per fare questa analisi utilizzeremo un tool che si chiama Social Blade, che stima a grandi linee i guadagni dei più grandi YouTuber di tutto il mondo. Quindi in prima analisi utilizzeremo Social Blade e poi vi dirò effettivamente i reali guadagni di Marcello Ascani. Quindi rimanete con me fino alla fine del video. Dunque, parlando di Marcello Ascani, è uno degli YouTuber più noti in Italia, ricopre il 264esimo posto nel ranking di YouTube Italia e ha pubblicato oltre 589 video e ha oltre 686k di subscriber, quindi veramente molto molto grande. Vediamo immediatamente i suoi guadagni secondo Social Blade e come vedete qua le stime che Social Blade fa per mese di guadagno da YouTube è dai 103 euro fino ai 1700 euro mensili, mentre per quanto riguarda gli annuali parte da una stima di 1200 euro minimo fino ad arrivare a un massimo di 19.900 euro. Bene, purtroppo Social Blade è molto utile, ma effettivamente le stime non sono realistiche su questi YouTuber, principalmente di finanza, proprio perché il CPM che utilizza, quindi il costo per mille impressioni che utilizza per fare questo calcolo è molto molto basso. Infatti, se vedete la nota, utilizza un CPM massimo di 4, che per uno YouTuber che parla di finanza è veramente molto basso. E quindi quali sono i reali guadagni di Marcello Ascani? Vediamolo immediatamente. Eccolo qua, questo è il reale valore che lo stesso Marcello Ascani ha presentato in uno dei suoi social, che derivano soltanto dalle ads di YouTube. Questo è il valore del 2021, oltre 40.000
euro di guadagni, con un CPM medio di 5,51. Questi sono valori lordi, ma sui quali vanno sommati tutti i compensi dalle collaborazioni e da tutto il restante mondo che Marcello Ascani ha creato nel tempo. Quindi questa è soltanto una parte dei suoi reali guadagni. Ok, ma a questo punto passiamo al secondo youtuber della lista e parliamo di Pietro Michelangeli, un altro youtuber molto noto nella finanza personale e investimenti. Questo youtuber è 596esimo nel ranking di YouTube Italia come grandezza e come ovviamente importanza, e vediamo che ha pubblicato oltre 470 video e ha più di 255.000 subscriber, e parliamo addirittura di oltre 24 milioni di visualizzazioni nei suoi contenuti, quindi veramente uno dei più grandi youtuber nel mondo della finanza. Bene, vediamo quanto Social Blade stima come guadagni per Pietro Michelangeli. Vediamo una stima annuale che si aggira intorno ai 25k e una stima invece mensile di oltre 2000k. Ma sarà una stima realistica in questo caso oppure no? Bene, vediamolo subito dal suo bilancio personale della sua azienda. In effetti l'azienda di Pietro Michelangeli nel 2021 ha rilasciato il bilancio, quindi lo stato patrimoniale in versione micro, proprio perché parliamo di un'azienda di piccole dimensioni fino ad ora, e vedete come l'utile d'esercizio del 2021 è stato di oltre 86.000 euro. Ok, ma da questa cifra dovremo soltanto andare a togliere alcune somme che derivano da altre entrate che Pietro ha, come ad esempio le collaborazioni o altre fonti di guadagno, ma sono veramente cifre piccole da togliere a questa somma, proprio perché Pietro ha fino ad ora fatto poche collaborazioni con le aziende e non ha neanche corsi o merchandising vario, quindi questa è una cifra piuttosto realistica. Ok, ma arriviamo all'ultimo youtuber di questa lista che parla appunto dei youtuber di finanza personale. Parliamo di Riccardo Zanetti. Riccardo Zanetti è 545esimo nella lista di ranking di YouTube Italia e ha pubblicato oltre 496 video totali con circa 308.000 subscriber nel suo canale, e come vedete le views anche in questo caso sono veramente tantissime, con più di 33 milioni di views nel suo canale. Ok, ma quanto guadagna Riccardo Zanetti? Ok, Social Blade stima un guadagno di 899 euro mensili e oltre 10.000 euro per il guadagno annuale. Ma sarà veramente così? Vediamolo insieme. Ok, eccoci con la reale stima di quanto guadagna Riccardo Zanetti. Vediamo una cifra folle, oltre 99.000 euro guadagnati nel 2021. Quindi veramente una cifra molto molto alta, e questo deriva dal CPM di oltre 19 punti per Riccardo Zanetti, quindi è lo youtuber tra questa lista con il CPM più elevato in assoluto. A questa cifra, che è una cifra lorda che deriva soltanto dalle ads da YouTube, dovremo andare ad aggiungere tutte invece quelle altre somme che derivano da collaborazioni, sponsorizzazioni e varie natura, merchandising e così via, varie nature di entrate che Riccardo Zanetti invece fa, e fa anche in maniera piuttosto importante nel suo canale. Quindi pensate la cifra reale di guadagno che lui può ottenere anche al di fuori di YouTube. Veramente cifre folli, ragazzi. Bene, ma a questo punto, dopo aver visto i guadagni di questi tre youtuber, mi raccomando, fammi sapere la tua nei commenti qui sotto. Voglio sapere che cosa ne pensi. È troppo poco? È giusto? E beh, se conosci anche altri guadagni di altri youtuber, fammelo sapere qui sotto nei commenti. E io ti ringrazio di cuore, se sei arrivato fino a qui ti chiedo di mettere un bel like per l'algoritmo e di aiutarmi con un'iscrizione al canale. E beh, noi come al solito ci vediamo al prossimo contenuto, quindi ciao a tutti ragazzi, alla prossima.